Polaris va s'ouvrir avec l'exposition Check Your Foundation de l'artiste Maurizio Savini. C'est une pure production pour l'ouverture, une expo importante avec un artiste international. Ouais, celle-là, c'est celle qui ressemble le plus à une Smart. Ouais. Alors, le travail de Maurizio, il est très intéressant parce qu'il nous parle vraiment du monde d'aujourd'hui. On est dans une société qui est mitigée. Tout le monde a conscience qu'on est à une période un peu charnière, difficile. C'est important de réaffirmer la façon dont ils arrivent à traduire par le biais de l'art nos attentes, nos angoisses, nos questions. L'idée, c'était voilà, de récupérer une vraie voiture dans une casse qui soit accidentée et qui puisse justement montrer comment elle s'écrasait dans un espèce de tas de gravats. Donc c'était vraiment une image assez forte et symbolique. L'espace urbain, c'est aussi des autorisations, la protection du public. Là, ça n'a pas pu se faire, mais le concept est absolument intéressant et j'espère que ce projet pourra se faire par ailleurs. On est sur le dispositif d'installation, ce qui veut dire à la fois des sculptures, mais aussi du dessin, de la vidéo, des objets. C'est-à-dire cette propension des artistes aujourd'hui à créer un univers assez immersif dans lequel le public va traverser l'exposition. Qui per fare le foto e del catalogo. Qualcosa di molto tridimensionale, delle opere molto in cui entri dentro e per questo dal mio punto di vista come fotografo è molto interessante giocare con queste sculture che hanno una tridimensionalità molto forte, in cui si possono creare foto molto intense. Che va dicendo in giro che sei nato prima e pur potendo scegliere che sei chiamato Roma. Io per questo ti ringrazio. Questa mostra è suddivisa in due momenti dove c'è una costruzione, una decostruzione con degli elementi anche architettonici soprattutto. Perché il tema dell'architettura, della casa, ripetuto molte volte qui nella mostra, il cancello, la casa, il sasso, il mattone, i tondini di ferro, insomma sono tutti quanti elementi che appartengono alla costruzione, all'edilizia e comunque fanno parte del pensiero costruttivo dell'uomo. Invece un'altra parte dove appunto gli animali, diciamo in dialogo con la scultura di Orwell, che sappiamo benissimo che ha scritto moltissimo su uomini e animali. L'utilizzo della gomma da masticare è arrivata attraverso la pittura, la scultura, la sperimentazione in generale. E dunque il materiale che nella scultura, diciamo, ha un ordine primario è diventato poi questo non alimento che va, diciamo, poi a collimare molto bene con le tematiche che diciamo, toccano il mio lavoro. Con Maurizio, lui mi ha chiamato per dargli aiuto in questa installazione e io sono venuto volentieri. Questo è il mio lavoro. Quindi quello che posso dire sul lavoro di Maurizio, che è interessante, intrigante, lui è molto elettrico, molto ondulato, secondo me come artista non è piatto. Grazie.
cercare di trovare un ordine, un nuovo ordine alle cose, che sono soprattutto il comportamento e la relazione che ha l'essere umano con, non soltanto con il pianeta, e dunque non è esclusivamente un discorso ecologico, ma soprattutto un discorso sociale, di relazioni sociali. Dans l'idée de régénération, je trouve que ces œuvres-là sont l'expression même de la nature, de la fragilité aussi. Et on sent en même temps qu'il y a des choses qui sont en train de mourir et des choses qui peuvent revivre aussi par la couleur, parce que la couleur, c'est aussi la vie. Ça déchire.